Buon pomeriggio e bentornati con Sport Report. In apertura il calcio, l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Vede oggi per l'Audace Cerignola una importante sfida interna al Monterisi contro il Sorrento, che nel precedente turno di campionato ha vinto con un tennistico 7-0 contro il Casarano, mentre l'Audace è andata a vincere sul terreno della capolista Bitonto per una rete a zero. Un incontro certamente importante, anche perché la formazione gialloblu di Vincenzo Peola non sta perdendo un colpo e se si ritrova quasi a ridosso delle posizioni importanti di classifica. In tutto ciò, anche tenendo conto di eventuali passi falsi delle dirette inseguitrici come Foggia e Bitonto. I rossoneri sono attesi al confronto esterno di Casarano, mentre il Bitonto sarà in trasferta allo Iacovone contro il Taranto. Andiamo a vivere la vigilia di questa sfida nelle parole del tecnico dell'Audace Cerignola, Vincenzo Feola, che si sofferma sia sulla gara vinta domenica scorsa contro la capolista che anche sulla formazione campana. Superare, e così è stato fatto. Beh, in merito vai ragazzi, perché veramente hanno fatto una partita sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto tecnico, tattico, di voglia, di organizzazione, veramente di spirito e di sacrificio. Ripeto, merito loro che ci hanno messo tutto, la partita l'avevamo preparata così, hanno fatto tutto quello che noi avevamo preparato in settimana e sono contento e sono felice per tutto. Lo so, ecco, è una partita importante per noi come è importante per loro. Loro sicuramente verranno qui con la consapevolezza e la certezza di non perdere nulla e di non avere nessun alibi in caso di sconfitta. Però sappiamo l'importanza. Poi la vittoria di domenica con Casano 7-0 la dice lunga. Vincere 7-0 non è mai facile, ma soprattutto contro una squadra importante come il Casarano, significa che questa è una squadra che ha grosse potenzialità. E adesso parliamo di pallavolo. Il campionato di Serie B1 donne è giunto al suo terzo turno del girone di ritorno con l'importante sfida oggi pomeriggio alle 18 al Palasport Nando Di Leo di Cerignola per la Fenice Libera Virtus che ospita Orsonia. Le ragazze allenate da Marco Brevighieri immediatamente vogliono riconquistare la vetta della classifica a spese della Pallavolo Aragona che ieri ha vinto contro la Torre Senapoli con il punteggio di 3-0 ed è provvisoriamente in vetta. Una partita da non sottovalutare, come spiega ai microfoni di Sport Report Betty Totora, team manager della Fenice Libera Virtus. Con molta attenzione perché Orsonia comunque si è rinforzata tanto, ha cambiato allenatore, una banda, soprattutto ha preso un centro di esperienza come Elena Vanni, che ha dato man forte comunque a creare molta molta qualità. Tant'è vero che loro comunque nelle ultime quattro gare hanno preso 11 punti, quindi da stare nella zona retrocessione adesso sono al sesto posto e Senti, sono Betty, molto insidiosi. e va anche ricordato prima di salutarvi che oggi non ci siamo occupati di pallavolo Serie C donne e basket Serie C Silver. Per la pallavolo Serie C donne, oggi il campionato si ferma perché è in corso la Final Four della Coppa Puglia. Per quanto concerne invece il basket, la partita che il Basket Club Cerignola ospiterà avrà in trasferta contro l'ASPI Santa Rita Taranto è stata rinviata al prossimo 26 febbraio. Con questo siamo arrivati al termine di questa edizione domenicale di Sport Report. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 con la prima edizione del telegiornale domani mattina alle 9. Buon pomeriggio a tutti.